Diamo un'occhiata a questo. È un Opinel numero 8. Il numero deriva dalla lunghezza della lama, che come si può vedere 8 cm. La lunghezza totale di tutto siamo attorno ai 10 cm e mezzo, manico quando il coltellino è chiuso. Il manico è di legno, bello. Questo coltello ha la particolarità di questo sistema di chiusura che si chiama Viroblock. Vediamo se si riesce a vedere bene. Questo gira. In questo modo praticamente il coltello rimane chiuso, non si può aprire. Quindi, come si può vedere, si evita che si possa aprire accidentalmente in tasca. Di contro, quando il coltello viene aperto, girando sempre questo sistema fino in fondo, il coltello diventa lama fissa. È utile. Evita che per un accidente, urtando accidentalmente contro qualcosa, la lama si chiuda sulle dita praticamente, quindi ci si tagli. Certo, non è infallibile, quindi bisogna farci comunque attenzione, è meglio non usarlo proprio come un coltello a lama fissa, quindi facendo battere contro qualcosa di particolarmente duro. Insomma, comunque questa è una sicurezza e in effetti funziona perché. Ecco, questa è la versione inox, si può vedere il marchietto della Opinel, c'è anche in versione acciaio al carbonio. L'acciaio al carbonio è più facilmente affilabile, perde un pochino la lucentezza e assume una patina che a tanti piace, anzi alcuni la fanno proprio accentuare. Quello in acciaio inox rimane affilato, diciamo, un po' più a lungo e meno non si arrugginisce, ovviamente. Io ho preferito questa versione. Il costo siamo sui sotto i 10 euro, almeno io l'ho comprato da Decathlon, l'ho pagato appunto attorno ai 10 euro. L'affilatura è a rasoio, quindi taglia molto molto bene. Io direi che da tenere in tasca per una qualunque gita, una qualunque cosa anche non impegnativa, va benissimo. Il taglio, si può vedere, questo è legno secco, quindi è resistente. Comunque si può vedere, fa il suo dovere, ottimo per il taglio classico anche da petto, che ho adesso qui. Comunque, lavori, piccole necessità, può comunque essere utilissimo, a parte per mangiarsi pane e salame, per dire, ma comunque per tagliare una corda, per tagliare un piccolo ramo, per spelare qualche cosa. Ci si può anche giocare a intagliare il legno volendo, insomma, ecco. Per fare un picchetto, per piantare una tenda o un riparo. Direi che fa il suo lavoro. È una bella lama, piccola, poco impegnativa.
bene, un buon acquisto, è consigliato.